Emilio, ti ruberò un pensiero. Va bene. Però facciamo con le carte così, Infatti qua sono mazzo con 52 carte e io ti chiedo cortesemente di tagliare un po' più della metà, qui sì, poi ecco un po' più di metà, e poi tagli ancora la metà, ok? Lì. Ecco così. Allora, questo, insisto, è la parte superiore, questa è la parte inferiore. E dunque ti prego di prendere la parte superiore, prendila. Adesso voi direte: ma non ha neanche mescolato il mazzo all'inizio, chissà che possa conoscere l'ordine delle carte, non so quante carte siano, comunque perché hai mescolato tutto. Dunque mescola, mischia. Tu hai tagliato prima, avendo tagliato non so quante carte che sono, adesso non sappiamo neanche in che ordine possono essere. Va bene, mescola ancora un po', dai, così, ecco. E quando sei contento, basta, fermiti a mescolare. Guarda la prima carta che c'è su. Io guardo dall'altro lato, falla anche vedere ai nostri amici a casa e rimetterla sopra. Va bene? Sì. Rimetti il pacchetto sopra. Ti prego di prendere questo che era il mazzetto inferiore. Prendilo. Io anche qui potrei, avendo steso il mazzo faccio in alto all'inizio, magari conoscere alcune carte. Mischia quel pacchetto così. Non sapendo quante carte sono, perché te ne hai dato due, Emilio, ricordo questo, mescolandole, non conosco neanche l'ordine, non c'è possibilità e rimettere su e completa il mazzo in un ordine che tu vuoi, io guardo dall'altra parte. Come vuoi. E tagli un'altra volta perché così non si pensa che io possa magari indovinare quante carte siano. Io non tocco nemmeno il mazzo, perché non ho bisogno di trovare la carta del mazzo. Ti rubo l'idea del mazzo, perché io al momento non ho idea di quale sia la carta, però Emilio, tu sì che c'hai l'idea e ce l'hai in testa. Allora, come si fa a togliere un'idea dalla testa? Prendi l'indice, il tuo, ecco, tocchi la fonte, prendi l'idea sul dito e come Michelangelo nella Cappella Sistina, zac, me lo passi qua, io faccio così e so la carta. Ma adesso non ci crederanno, dicono, si sono messi d'accordo, Emilio e Roberto si sono messi d'accordo, allora faccio così. Io adesso tolgo la carta, la metto qui, faccio in giù. Emilio, tu dirai la carta a alta voce, la giriamo e se è la tua, è la prova che sono riuscito a rubare un'idea ad Emilio. E poi, Solo allora, va bene, quello. attenzione, cercherò, allora, la carta, cioè, eccola, eccola qua. Sembra impossibile. Mischiato ogni mazzetto, tagliato dove hai voluto, in alta voce. Qual è l'idea che hai della carta? Devo dirlo? 9 di fiori. No, non è alfante di picche? Nove di fiori? Sono riuscito. Qua tu devi smettere, te la metto dietro.